Bentornati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Radio Metropolis. Qui con noi oggi negli studi di Metropolis abbiamo un giovane imprenditore che ci parla di un successo, di un obiettivo raggiunto, riconfermato in queste settimane, Gaetano Torrente, presidente sezione filiera alimentare dell'Unione Industriale di Napoli. Sei stato riconfermato per l'anno 23-25, vero? Sì, buongiorno a tutti. Sì, Giovanna, è stato riconfermato, è stata una bella soddisfazione, la riconfermo dopo 2 anni di lavoro fatto con tanta responsabilità, con tanta serietà sui programmi. Abbiamo portato avanti tutti i punti del programma già nel primo biennio, quello che conto di fare anche nel secondo biennio. E posso continuare sul programma o aspettami per la domanda? Sì, no, tu continua tranquillamente. Aspetta, ti continua tranquillamente, ricordiamoci. Sì, sì. Continua tranquillamente. Sì, quindi i punti sul programma abbiamo... mi sono perso. Allora, Facciamo una cosa, ripartiamo. Allora, se tu preferisci ti interrompo io, così facciamo un dialogo proprio... Spedito. Ok, perché lo vedo... Okay. No, io posso pure continuare. No, allora facciamo una chiacchierata. No, io, poiché mi hai colto un attimo di sorpresa, perché credo stessi dicendo qualcos'altro, altrimenti ti interrompevo io. Stavo dicendo il programma. Ok, allora fermati. Ti presenti e la riconferma, ti faccio la domanda, okay. Poi facciamo il programma, quali sono quindi gli obiettivi che adesso ti poni, anni li hai fatti, adesso c'è la riconferma, quindi quali sono le novità di questo nuovo programma, di questo nuovo mandato, ok? E poi parliamo della filiera di questo territorio, fare imprese in questo territorio, ci dividiamo in 3 blocchi, ok? Buongiorno e bentornati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Radio Metropolis. Qui con me questa mattina nello studio di Metropolis abbiamo un giovane imprenditore del territorio, un giovane imprenditore che ha incassato un nuovo successo. Gaetano Torrente, eletto per la seconda volta, quindi al suo secondo mandato, di presidente della sezione filiera alimentare dell'Unione Industriale di Napoli. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti. Un grande successo, vero Gaetano? Una conferma importante. È stato bello essere confermato perché dopo 2 anni di lavoro fatto con tanta responsabilità e serietà e avere la riconferma dalle aziende della sezione è stato importante per me, è stato importante per continuare a portare avanti un po' i progetti iniziati già nel primo biennio. Quindi naturalmente quando si inizia un percorso si mettono giù un po' di progetti, poi ci vuole il tempo per portarlo avanti. Mi sarebbe dispiaciuto non avere la possibilità, abbiamo già fatto tanto nel primo biennio e adesso continuiamo in corsa per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. La continuità Gaetano premia e questo vuol dire anche partire anche in vantaggio. So che hai tante iniziative che bollono in pentola, tanti programmi e obiettivi da raggiungere. In sintesi ci vuoi dire quali saranno gli obiettivi che vorrai raggiungere col tuo secondo mandato? Magari qualcosa che hai lasciato in sospeso e che vuoi recuperare, nuove novità? Sì, diciamo in sospeso no, abbiamo comunque lavorato sui temi attuali, perché poi l'obiettivo è quello di lavorare, di stare vicino alle aziende sui temi attuali, sulle problematiche attuali. Abbiamo sicuramente avuto negli ultimi 2 anni l'incombenza di lavorare sul tema energia, che oramai è diventato un problema principale per le nostre aziende, per i rincari che ci sono stati gli ultimi tempi. Naturalmente è indispensabile per le aziende oggi valutare delle fonti di energia alternativa. Abbiamo già lavorato nel primo mandato, continueremo su un progetto di produzione di biomassa, pensando a degli impianti comuni dove possiamo portare gli scarti industriali delle nostre produzioni e quindi ricavarne della biomassa. Quindi oltre che tamponare, quindi in qualche modo andare incontro alla risoluzione del problema energetico per quanto riguarda il gas, ma abbiamo anche una rivalorizzazione di uno scarto industriale. Un'altra problematica, è un tema altrettanto importante per le nostre aziende, per le nostre produzioni, è la difficoltà di reperire del personale qualificato, altamente qualificato, ma anche dei profili abbastanza semplici, che purtroppo negli ultimi tempi diventa sempre più difficile e con l'interlocuzione con i vari livelli istituzionali abbiamo comunque affrontato già questo problema e continueremo.
è partito il progetto GOL, Garanzia Occupabilità, lavoratori, che già si avvicinano molto e quindi riduce il mismatch che c'è fra domanda e offerta di lavoro, ma bisogna ancora lavorarci tanto. Un progetto, vabbè, anche tanti altre, proprio, tanti altri temi, tante altre esigenze un pochettino delle aziende, un po' nel comparto alimentare, quello è uno principale, sicuramente è quello della valorizzazione dei prodotti, delle nostre produzioni, quindi i prodotti li andiamo a trasformare, che il territorio ci mette a disposizione. Questo territorio è tanto eccellente, infatti, tu le racchiudi un po' tutte con la tua impresa, ma grazie a questo ruolo che tu hai, hai contatti con tante aziende e scopri in realtà importanti, dalla pasta, dall'olio, da quelle che sono l'eccellenza del pomodoro. Ci parli di queste imprese che fanno rete, che sono intorno a te, che quindi le guidi in qualche modo grazie alla fiducia che ti hanno dato questi imprenditori? Certo, la sezione copre un po', come bene dicevi adesso, tutte le filiere agroalimentari che rappresentano un po' un territorio, che rappresentano le eccellenze. Quindi dalla filiera della pasta, con la pasta GP di Gragnano, la filiera della mozzarella, abbiamo aziende che rappresentano la filiera della mozzarella, la filiera dell'olio, il pomodoro, quindi le conserve, legumi, aceto, abbiamo aziende molitorie, aziende del caffè. Quindi abbiamo delle eccellenti aziende che rappresentano nel modo migliore l'eccellenza del territorio o le produzioni del nostro territorio. Come appunto dicevo prima, oltre ad avere, cioè quindi abbiamo delle aziende che hanno un potenziale enorme per la capacità imprenditoriale di questi imprenditori, per la fertilità dei terreni che ci mette a disposizione dei prodotti in esclusiva nel mondo. Abbiamo solo una pecca, non siamo tanto bravi a valorizzarle, dobbiamo dirlo purtroppo, anzi quello a volte riconoscere i propri limiti, gli errori su cui bisogna lavorarci è lo strumento principale per poter poi crescere. E noi già lo scorso anno, e lo ripeteremo quest'anno, abbiamo fatto come sezione un evento, l'Unione Industriale di Napoli incontra la GDO nazionale, abbiamo invitato i principali player della GDO nazionale, i titolari, i direttori commerciali o i direttori generali delle principali insegne che rappresentano la grande distribuzione, e abbiamo invitato in Campania per un tour enogastronomico turistico. L'evento si è svolto lo scorso anno su Napoli, quest'anno ci spostiamo in Costiera Sorrentina, ci sarà la cerimonia inaugurale sempre nella nostra sede a Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri. Poi con la parte convegnistica, dove si affronteranno, ci sarà una discussione tra le aziende e la grande distribuzione su temi attuali, sulle abitudini del consumatore, sulla sicurezza alimentare ed altre, e un po' sull'evoluzione un po' delle abitudini del consumatore, che comunque gli ultimi anni abbiamo visto un po' causa pandemia, un po' per altre esigenze, le abitudini anche dell'acquisto del consumatore sono cambiate tante. E poi ci sarà anche quindi ci sarà la discussione, poi torneremo appunto in Costiera, dove sarà la cena di gala a Tower Palace a Castellammare, per far assaggiare le nostre eccellenze. Tutta la cena sarà fatta con i nostri prodotti, con i prodotti delle nostre aziende. Inoltre, il giorno seguente faremo un tour agli scavi di Pompei per fare ammirare anche i nostri ospiti, il nostro territorio, e poi ci sarà la sera un momento pizza che non può mancare, parlando di eccellenze. Noi ci siamo già invitati automaticamente per la pizza, per gli scavi, cercheremo di unire questi tre settori, quindi dalla cultura all'ambiente ovviamente e a quello culinario. Però volevo farti una domanda, tu prima parlavi di mestieri che purtroppo sono in crisi in questo territorio, ci sono figure professionali che non si trovano, e anche le aziende ovviamente che fanno parte della tua filiera spesso riscontrano questo problema. Quali sono le figure che non esistono, quantomeno stanno andando in estinzione sul territorio? Sono delle figure semplici, come dicevo prima, sono nelle aziende conserviere, aziende appunto di produzione industriali, mancano spesso i manutentori, mancano i carrellisti, mancano i conduttori di caldaie, i conduttori di evaporatori, mancano idraulici, mancano fabbri elettricisti, e mancano anche tanti banconisti nei supermercati, mancano macellai, mancano panettieri. Sono dei mestieri
pagati dignitosamente, più che dignitosamente, e purtroppo però nessuno vuole imparare a investire, cioè manca proprio il cambio generazionale, e purtroppo alcuni mestieri si corre il rischio che spariscano perché non c'è chi li continui, come il caso del giardiniere, le potature, sì, per il giardino sorrentino, per mantenere l'IGP del limone di Sorrento, che è pure una tecnica di potatura particolare, ma fatta ad oggi soltanto dai vecchietti che da sempre hanno fatto questo mestiere, questo lavoro, e non c'è ricambio generazionale in questo come in tanti altri mestieri. Magari questo può diventare anche l'occasione per fare un appello. Molti giovani magari sono stati abituati a determinati percorsi di studi, dimenticando che magari anche la manovalanza semplice, come quella che hai appena detto, può essere ovviamente un'opportunità di studio e poi di trovare anche subito occupazione. Però vorrei che tu lanciassi anche un appello. Tu sei il giovane che ce l'ha fatto in un territorio difficile. Sei a capo di un'azienda, ovviamente, hai avuto anche un riconoscimento da Confindustria. Giovani di questo territorio sono costretti ad andare fuori o possono restare su questo territorio? Ma tu ce l'hai fatta. Questo quindi, territorio ci offre tanto, non bisogna andare, cioè non c'è l'esigenza, non vedo l'esigenza di andare fuori, anche perché fuori non conosco territori che comunque danno delle opportunità maggiori alle nostre. C'è soltanto bisogno di tanto riconoscimento, di riconoscere che viviamo in un territorio che ci dà delle opportunità, formarsi, affrontare le scelte di vita con serietà. Nessuno regala niente. Noi non siamo la generazione del posto fisso, quindi ecco, sbagliamo questo mito. Quindi non siamo la generazione del posto fisso, ma siamo la generazione di quelli che devono valorizzare un territorio. Abbiamo un impegno, abbiamo un obbligo, dobbiamo valorizzare le eccellenze che ci abbiamo. E lo dobbiamo fare con serietà, dobbiamo lavorare per formarci e dobbiamo presentarci formati, competenti, con sostanza, non soltanto con tanta apparenza e senza poi concretezza. Questo in tutti i mestieri, in tutti i lavori che si fanno. Io, come per il ruolo che ho in azienda, l'azienda di famiglia, io mi occupo del commerciale, e spesso per capire anche quali strategie commerciali e per dare gli input anche alla produzione quale direzione prendere, sì, quali prodotti trasformare, valorizzare e dare maggiore importanza, sia come packaging, come formati e quant'altro, ho sempre affrontato il mio lavoro dal basso, cioè nel senso sono andato prima a capire le esigenze del consumatore, sia nel retail che nel food service, nel canale professionale, e in particolare nel mondo pizzeria, che ho seguito in prima persona negli ultimi 15 anni, ho visto che negli ultimi forse 12, 13 anni, 10 anni c'è stata un'evoluzione, e noi come azienda abbiamo seguito questa evoluzione del mondo pizza, cioè l'esigenza del pizzaiolo era quella innanzitutto di aver lavorato prima sugli impasti, quindi impasti diversi, impasti alternativi, quindi la pizza tradizionale man mano è sempre abbandonata per degli impasti più leggeri, degli impasti innovativi, ma oltre all'impasto anche l'esigenza del pizzaiolo degli ingredienti, di presentare un menù ai consumatori diverso, un menù più ampio, che oltre a dare un ventaglio di proposte diverse, dava anche per marginalità al pizzaiolo, e questo l'ha capito, perché una margherita fatta col pomodoro classico che magari poteva costare 5 euro, anche 3 euro e 4 sì, euro prima costava, adesso anche 4-5 euro, ma basta cambiare il pomodoro, quindi con un San Marzano, che l'incidenza per il pizzaiolo può essere anche 50 centesimi, un euro in più a pizza, ma avere un prodotto di qualità. La vendita a 4 euro in più ed è più apprezzata, perché poi quando si presenta un prodotto di qualità viene consumato più spesso. Mai pensato di una cena con un agente, con dei clienti che vengono da fuori, di andare a mangiare una pizza. Spesso adesso me lo chiedono, negli ultimi anni me l'hanno chiesto spesso, perché andiamo a mangiare, mi porti invece di andare a fare la cena un po' impegnativa, la pizza da Tizio, da Caio, perché sì, poi sono i pizzaioli che sono diventati anche delle star. E purtroppo, ritornando al discorso formazione, molti pizzaioli che hanno seguito un pochettino questo trend, molti si sono persi
nella presentazione dei loro prodotti, ma della loro immagine più che altro, quindi a fare delle soltanto seguendo delle mode, a fare delle presentazioni sui social e limitandosi a diventare star. Molti altri invece, e quelli che ce l'hanno fatta, veramente quelli che poi anche quando viene a mancare il trend in crescita sui social, ma comunque continua la sostanza in pizzeria, sono stati quelli che si sono formati, quelli che hanno imparato, hanno studiato gli impasti. E veramente hanno studiato gli impasti, hanno studiato gli ingredienti che mettono sulle loro pizze, e quindi loro si sono affermati con i loro consumatori. Quindi questo per dire cosa? È importante seguire la moda, è importante seguire i trend, i social, per dirla molto chiaramente, ma è molto più importante essere concreti e la sostanza. Quindi la formazione è quella che nessuno ci può togliere. Se siamo formati, se impariamo delle cose, sono nostre e sicuro nessuno ci può togliere. E noi ti ringraziamo per questa formula, ma anche per la tua presenza, per averci raccontato la tua esperienza. L'appuntamento con Metropolis e con Gaetano, sicuramente ci rivedremo in tante altre occasioni. Grazie. Ti seguiremo anche per questa iniziativa e torna più tardi. Grazie mille. Grazie.